Che tanto, ragazzi. 4-0 a Lecce in un campo che non è mai stato facile per nessuno in questi anni. E Atalanta si è sbarazzato del Lecce come al suo solito con un 4-0 netto. Mancano ancora 6 minuti. Ormai il Lecce non ha più speranza, cioè non ha più voglia neanche di giocare questa partita. Ma Atalanta gioca bene. Pesciarini che è arrivato 2 giorni fa si è integrato subito, doppietta, il primo gol di astuzia era lì, secondo grandissimo inserimento sempre di Pesciarini e anche Etienne che comunque secondo un vice scamacca, doppietta, uno su rigore, uno con un grandissimo colpo di testa, penso che siano andati benissimo con Etienne come acquisto. Atalanta è forte, cioè, non si scopre soltanto adesso, ma anche dei giocatori interessanti, tipo Godfrey che è arrivato alla Premier, lo stesso Emerson che sta facendo prestazioni top da anni, Ruggeri ha fatto una partita meravigliosa, ma un'Atalanta veramente bella, 3 punti meritati. Ho sempre con la strip, sti cazzi. 3 punti meritatissimi. Ma anche in Supercoppa, appunto, secondo me, l'Atalanta non ha demeritato nulla. Forse meritava qualcosa di più contro il Real. Probabilmente Real c'ha i fenomeni, Atalanta no. Ma quei giocatori qui possono veramente fare grandi cose in Serie A e nel campionato italiano. Poi c'è anche l'Europa, quindi sarà una stagione lunga e Atalanta può fare veramente benissimo. Un po' sono cioè, spiazzato dal fatto che Gasperini continua a preferire Musso e Locatelli Secchi. Non so perché si è infortunato, lo so, oppure scelte tecniche. Ma comunque ha sempre ragione Gasperini, perché messo Musso, 3-0 4-0, contro il Real Musso ha fatto 2 miracoli. Qui mette l'Atalanta 4-0, ma è finita. A meno che la Lecce non faccia rigore alla bandiera, ma non penso. Se forza Inter, è catapanto.